quando nel tuo sguardo l'ebbrezza si scioglierà negli desideri, i tuoi occhi saranno per l'eternità di Isabella. Sono venuta a Roma in vacanza, stavo facendo una passeggiata in via Veneto, ho incontrato una signora che mi ha fermato dicendo: guarda, ti piacerebbe fare l'attrice? Non hai sentito niente? No, niente. Era un agente cinematografico che chiaramente io non sapevo che era un agente, pensavo una così, una persona. Poi dopo è diventata la mia agente e mi ha fatto fare diversi film e da lì ho iniziato tutto. È mio fratellino più piccolo, mi teneva compagnia. Quando mi fecero il contratto qui con Petri, fecero, non dico una clausola, a voce dissero: se va bene, bene, se non va bene, ti rimandiamo a casa. Sì. Sono rimasta un po' così, invece è andato tutto bene. Ho fatto 4-5 mesi a Teolo, abbiamo girato vicino a Padova. Isabella. La monaca di Monza, con la regia di Riprando Visconti. Anche quello è un bellissimo film. Con Anne Ewood, la protagonista faceva la monaca, e io facevo la contessina Isabella degli Ortensi. C'era anche Antonio Sabato, è stato un bel film anche quello. Mino Guerini era un regista, non era di quelli importantissimi, però c'era alle spalle Salce, che era un grande regista e anche un grande attore. Scusi, mi dà un passaggio? Vado proprio qui dietro, vado. Io ho andato, damo noi in passaggio. E con lui, devo dire, è stato molto bello, perché è una persona che si rendeva conto, perché c'eravamo io e una Isabella Rey, l'altra attrice, lei era la protagonista, io la coprotagonista, e ci voleva bene a tutte e due, perché eravamo tutte e due giovani, tutte e due belle, piccoline, nel senso 17-18 anni. Annalisa, vieni qui. È brutto dormire per terra, vero? Ma dovevo farlo. Poi, a una certa ora della notte, la suora si intenerisce, si sente disposta al perdono e fa accomodare la piccola vittima nel suo letto. Come sei freddo. Avevo la paura, oddio Tognazzi, mamma mia, Ettore Scola, il regista. Però se hai paura del regista, fa male, nel senso che non devi aver paura. E mi ha messo subito con Tognazzi, mi ha avuto, hai capito, tipo i piedi di piombo, non sapevo, ero piccolo così, lo guardavo e lui: no, non devi fare così. E mi ha messo subito a mio agio. La verità secondo Satana. E tu sei Satana. Tu Diana. Tu sei Diana, la società che mi circonda. Tu sei la sporca truffa che avvilisce la mia vita. E non la mia soltanto. La mia gente, quella che ti dicevo all'inizio, Rita Darnesi, mi ha portato in produzione, cercavano appunto l'attrice, la protagonista, dovevano fare dei provini, e oltre me sono andate anche altre attrici. E devo dire che Polselli ha scelto me, però è stata proprio dura, dura, perché mi ha fatto andare 20 volte, 25 volte, tutti i giorni, non dico se un giorno sì, un giorno no, andavo lì sempre accompagnata dalla mia gente. Poi quando ho iniziato a girare il film è stato un pochino, insomma. Bestia! Bestia! Quella col cane, lui non è che me l'aveva detta sta scena, cioè sul copione era scritto in un modo, lui ti parlava in un modo, cioè se tu non la volevi fare, alla fine lui era talmente bravo che ti spiegava le cose, che ti diceva come doveva essere, per quale motivo questa scena, che tu alla fine lo facevi. Però se devo essere sincera, in tutte le cose che ho fatto io, tutti i film che ho fatto io, forse un film così non l'avrei, però forse rifarei le stesse cose. Ehi! È al castello che scendiamo. Al castello maledetto? Ci va da solo. Si andava a girare nei castelli Balsorano. Di Balsorano. Vacanza nel castello,
sempre col lavoro di mezzo, perché chiaramente alle 4, alle 5 ti dovevi alzare, poi quando se ne approfittava, perché case, come si dice, case e chiesa, no? Allora le ore erano sempre un po' di più, però voglio dire, alla fine, dopo la fine della giornata, ti ringraziava, era sempre disponibile. Mickey era favoloso, questo americano, americano, col fatto che era stato il marito della Jean Mansfield, questi americani proprio con i muscoli, sì. Però una persona non sapeva molto bene l'italiano, anzi parlava in inglese, grande problema. Poi piano piano, avendo fatto due film con lui, lei un pochino l'ha imparato. È venuto con i suoi figli, avuti dalla Jean Mansfield, carinissimo. E l'unica cosa che non mi piaceva di lui, perché gli piaceva mangiare l'aglio. Lo so, purtroppo gli americani c'aveva un po' l'alito, un po'. Questa libertà di avere le ali bagnate. Questa libertà di avere le ali bagnate, c'era Mark Damon, sì. Femi Benussi e poi il papà di Mita Medici, che in questo momento, Franco Silva. Quel film è stato strano, non so il motivo. Se è uscito, quanto tempo, non lo so, che quello è un film che hanno speso anche soldi, girato alla vecchia De Paulis. Si tratta della bambina Evelyn Giraud. La loro bambina ha compiuto 6 anni l'anno scorso, eppure non risulta iscritta in nessuna scuola. Ciò contravviene alla legge sull'istruzione obbligatoria. Ma Evelyn è morta. Una storia di fantasmi, scusi, un ruolo... Non ero protagonista, un ruolo 6-7 pose, non credo, in Sicilia, l'abbiamo girato credo a Mondello e non... Non hai particolari ricordi? No. E non l'hai mai visto? Non l'ho mai visto. Non c'è di qua, aspetta un momento, fammi parlare, ti voglio spiegare, non è come credi tu, questo è il lavoro. È il lavoro del porco patente che sei, ma io vado sopra la questura, vuoi denunciare tutti quanti, mi denuncia, ma lo hai capito? Questa è una cosa seria, che ti vedi, sono malato, questo è un ospedale, che hai pensato tu? Sì, e tu state zitto, perché sono fiano. E chissà per quale motivo mi hanno fatto fare la scena più difficile di tutto il film il primo giorno. Poi ho saputo per vie tra...